secolo, nell'Ottocento, a un'analisi invece dei caratteri della produzione primaria dell'agricoltura, i caratteri strutturali dell'agricoltura romagnola nel 1800. Il professor Dante Bolognese. Grazie Presidente. Credo che in un convegno dedicato all'alimentazione non ci sia bisogno di sottolineare l'importanza dell'agricoltura. Come sappiamo bene, l'alimentazione, soprattutto nei centri popolari e ancor più nei centri contadini, è in primo luogo legata ai prodotti coltivati nei campi, agli animali allevati nelle aree e nelle stalle. E dunque dar conto degli alimenti consumati, della loro tipologia e della loro quantità, non può non sfuggire l'esame dei caratteri strutturali dell'agricoltura locale. E questo è il tema che mi è stato chiesto di affrontare, ringrazio gli organizzatori di questo convegno, che cercherò di sviluppare limitandomi peraltro alla prima metà dell'Ottocento, quando le secolari frontiere dello Stato Pontificio vengono smantellate per aprirsi a un più ampio mercato nazionale. Quali erano le caratteristiche fondamentali dell'agricoltura romagnola in questi decenni? Era pronta per tale passaggio epocale? Insomma, la Romagna era rimasta una regione economicamente arretrata, immobile, come una consolidata tradizione di studi ce l'ha descritta in questi decenni, ed era realmente così arretrata rispetto ad altre agricolture regionali? Sono queste le domande che vorrei cercare di affrontare molto rapidamente, ovviamente, e tra l'altro non potendomi soffermare anche sulle differenze fra territorio e territorio, fra quel mosaico di ecosistemi che ho cercato di studiare e di descrivere in mie precedenti comunicazioni e lavori. Così come non potrò che utilizzare in modo molto fugace i dati quantitativi che fungono da trama, da base alle riflessioni che cercherò di svolgere e che in qualche modo ho cercato di disegnare in alcune cartine tematiche che commenterò assieme a voi. Intanto c'è un primo elemento nella società romagnola del primo Ottocento che richiama l'attenzione e che mostra come qualcosa di profondo stia cambiando, ed è la straordinaria crescita demografica. Dopo due secoli di sostanziale stagnazione, dagli ultimi anni del Settecento si mette in moto un meccanismo di sviluppo che fa sì che nel giro di qualche decina d'anni la popolazione aumenti di circa il 50%. Fra i primi dell'Ottocento e il 1861 la provincia di Forlì passa da circa 150.000 a 225.000 abitanti, quella di Ravenna da 120 a 180.000 abitanti. La Romagna Estense, l'area attorno che fa capo a Lugo, che rimane fuori dalla mia riflessione, passa da 40.000 a 60.000 abitanti. Una crescita dunque imponente, generalizzata, che investe città e campagne, aree di pianura e montagne, come da secoli non si verificava nelle nostre terre. Un processo certo di dimensioni europee, se non mondiali, ma vale la pena sottolineare come la Romagna partecipi a questo processo demografico espansivo. Ora, in altri periodi storici, un aumento così importante della popolazione aveva prima o poi fatto scattare quello che gli storici demografi chiamano le trappole malthusiane, vale a dire carestie ed epidemie che hanno avuto storicamente il compito, chiamiamolo così, di riportare in equilibrio lo stock demografico con le risorse disponibili. Ora, non è che carestie ed epidemie siano scomparse dalla prima metà dell'Ottocento. Pensiamo alle carestie del 1817, del 1847 e del 1853, pensiamo alle epidemie di tifo, state ricordate, del 1824-25, pensiamo soprattutto al colera che lascia conseguenze devastanti nel 1855, studiate così bene dal compianto
Ebbene, nonostante la gravità di queste calamità, il processo di crescita demografica non si interrompe e i vuoti demografici creatici a causa di queste calamità vengono riassorbiti in pochi anni e non in vari decenni, come avvenuto nei secoli precedenti. Ebbene, cosa chiedevano queste nuove, più ricche, numerose generazioni di romagnoli? Chiedevano pane, chiedevano lavoro, chiedevano terra. Questa è la grande sfida che l'agricoltura romagnola deve affrontare nel 1800. Di fronte a una popolazione così profondamente cresciuta e rinnovata, c'è una nuova domanda a cui l'agricoltura romagnola deve dare una risposta. Ci sono più bocche da sfamare, ci vogliono più campi da lavorare, ci vogliono più grani da raccogliere. Cercherò di verificare quanto sia stata colta questa sfida, ma è una sfida, come dire, tra virgolette, pericolosa per la Romagna. Perché pericolosa? Ed è questo uno dei punti centrali del ragionamento che vorrei cercare di proporre. È pericolosa perché rischia di mettere in discussione quella che almeno dal 300 è una delle caratteristiche centrali dell'economia romagnola. Un'economia, come sapete bene, che manca pressoché totalmente di insediamenti manifatturieri e che si è caratterizzata non tanto per la conseguente centralità dell'agricoltura, che del resto è comune a tutte le società di antico regime, ma soprattutto per la capacità, anzi direi la necessità, di esportare fuori dalla regione, fuori dallo Stato, i prodotti agricoli in eccedenza. Frumento innanzitutto, ma anche vini, fagioli, legnami e poi le materie prime per le città industriali, non solo italiane. Penso al guano e alla roba del 500, alla canapa e alla seta, soprattutto dal 600. La sfida che i romagnoli devono affrontare è proprio questa: come riuscire a garantire da una parte la sussistenza ai suoi abitanti così cresciuti e dall'altra parte la continuità di questo flusso commerciale che è la base secolare dei redditi, delle fortune, del potere dei ceti proprietari. Ebbene, quali sono le scelte che vengono portate avanti nel corso di questo decennio? Il primo obiettivo, come vi dicevo, è quello di acquisire nuove terre da lavorare. Di qui l'attacco al patrimonio boschivo e pascolivo, un attacco imponente, importante, in montagna, dove ampie aree dedicate destinate al bosco e al pascolo vengono ridotte a seminativi. Lo stesso accade in pianura, laddove permangono aree boschive e pascolive. Pensiamo soltanto alla vicenda delle pinete di Ravenna. Con Napoleone sono soppresse le abbazie che avevano goduto della proprietà delle pinete e che le avevano portate da 2000 ettari primi del 500 a quasi 7000 a fine 700. In età napoleonica le pinete diventano patrimonio del demanio, vengono messe in parte all'asta e inizia il loro saccheggio. Dei 7000 ettari di pinete a fine 700, nel 1835 non ne rimangono che 4500, che scenderanno ulteriormente a 3500 negli anni 80. Non è questa l'unica strada per acquisire nuove terre. In Romagna, soprattutto nella parte settentrionale, c'è una grande riserva potenziale di terra non utilizzata, le aree valide e valorose. E si guarda queste aree ora con un'ottica nuova, con uno sguardo nuovo. Il primo motivo che spinge a guardare queste terre con un occhio nuovo è la ripresa della bonifica. Si riprende lentamente un processo di acquisizione di nuove terre attraverso la bonifica che trova un'accelerazione nel 1839 dopo la grande alluvione del fiume Lamone nel dicembre del 1939 nei pressi di Mezzano, la frazione del Ravennate, e che
seconda metà dell'Ottocento, negli ultimi decenni dell'Ottocento, anche grazie, direi soprattutto grazie anche alle nuove leggi che favoriscono la bonifica e che non a caso sono emanate, sono portate avanti da un ministro romagnolo, da Alfredo Baccarini. In parte connessa con la rivoluzione delle bonifiche c'è la grande innovazione culturale che conosce l'agricoltura romagnola nell'Ottocento ed è l'introduzione delle risaie. Non faccio la storia, non riprendo la storia della risaia dei tentativi fatti precedentemente anche in aree non vocate, come sapete nel Lungo Marecchia, dove addirittura si facevano risaie, rendimenti scarsissimi e modesti. Così come ricordo semplicemente come il primo sviluppo delle risaie viene interrotto nel 1824, proprio in occasione della carestia di tifo, perché la popolazione romagnola incolpa le risaie di essere il luogo malsano tale da favorire la diffusione delle epidemie. Quindi per una ventina d'anni le risaie vengono abolite. Ma quando si riapre la possibilità ai proprietari di impiantare risaie, nel 1837, lo slancio è prodigioso e nel giro di pochi anni saranno tra i 2500 e i 3000 ettari di terreno investiti con questa cultura nel solo Lombardo. Stiamo parlando del 5% del territorio comunale, quindi un'area straordinariamente vasta per un processo così dinamico come quello delle risaie, le quali incontrano il favore dei proprietari per ovvie ragioni, intanto per gli straordinari risultati economici, soprattutto nei primi anni, e poi per l'utilizzo di terreni scarsamente produttivi e scarsamente popolati, e poi per la modesta degli investimenti. Qui abbiamo le risaie cosiddette d'azzardo, appunto perché utilizzano terre baldive scarsamente produttive. Non siamo di fronte alle risaie lombarde che necessitano di costosi, complessi sistemi di irrigazione. E poi nelle risaie trovano lavoro schiere crescenti di lavoratori agricoli, di quei braccianti che normalmente provengono dalle famiglie mezzadrilli che sono cresciuti in modo tale da non permettere più la sussistenza di tutti i figli. Per cui i giovani sono costretti a lasciare la famiglia e vanno a cercare lavoro dove? Nelle risaie. Non a caso proprio attorno ai luoghi delle risaie e delle bonifiche nascono i primi borghi bracciantini che caratterizzeranno la pianura romagnola nell'Ottocento. E poi, altro elemento fondamentale nel ragionamento che vi sto proponendo, è che la gran parte della produzione di riso viene esportata. Dei 6 milioni e mezzo di libbre mediamente prodotte negli anni 50 dell'Ottocento, 4 milioni e mezzo possono essere esportati all'estero. E quindi mantenere, rafforzare, confermare quella vocazione di commercio all'estero che appunto è stata uno degli elementi centrali, strutturali dell'agricoltura di questa nostra regione. Se la coltivazione del riso costituisce la novità più importante, più eclatante del panorama romagnolo, non è però l'unica risposta che l'agricoltura romagnola dà a questo problema di garantire la sussistenza ai propri abitanti e la commercializzazione dei prodotti. Per quanto meno appariscenti, in questo tratto di anni si verificano una serie di modificazioni che connotano in modo diverso l'agricoltura romagnola in questo secolo rispetto ai decenni precedenti. Più che di innovazioni, peraltro, si dovrebbe più propriamente parlare di diffusione, generalizzazione, perfezionamento su larghissima scala di sistemi di coltivazione che avevano trovato il decoro nel secolo precedente. La prima su cui vale la pena soffermarsi, anche perché è particolarmente legata al problema dell'alimentazione delle nostre popolazioni,
Come sapete, il mais è introdotto nei campi romagnoli nel 600, negli anni del 700, e per tutto il 700 conquista spazi sempre crescenti, ma a fine del secolo la sua diffusione aveva incontrato sempre maggiori ostacoli man mano che si inoltrava nella collina e addirittura in molte comunità era una presenza assolutamente impercettibile. Non so se si vede con evidenza, ma voi vedete come in particolare nella zona meridionale della Romagna, in tutte queste comunità, il rapporto fra produzione di frumento e produzione di mais e di mazzatella era di un decimo, di un settimo, quindi era un prodotto ancora sostanzialmente minoritario che non incideva profondamente nelle consuetudini agricole del tempo. A metà Ottocento la geografia del mais è profondamente, radicalmente cambiata. Ora non vi è comunità dal litorale alla montagna in cui il mais non sia sistematicamente coltivato anche laddove a fine Settecento era quasi conosciuto, mentre in alcune comunità come Ravenna, Russi, Mordano e anche stranamente Casola Marsiglia, il mais, la produzione del mais ha raggiunto e spesso superato la produzione. Questo grafico, se riuscite a leggerlo, rende ancora più evidente la modificazione del rapporto tra produzione del frumento e produzione del mais in tutti i comuni della Romagna ottocentesca. Ma forse in questa altra cartina l'evidenza di questa trasformazione profonda dell'assetto agrario della Romagna emerge con particolare forza. Ora i vantaggi del mais sono ovviamente noti. Perché il mais è colto così favorevolmente in questo periodo? Intanto perché permette di abbandonare la rotazione triennale che lasciava un terzo dei poderi a riposo, quindi uno spreco enorme di terra di cui oggi c'è particolarmente bisogno. E poi le rese superiori rispetto a quelle del frumento, rese del frumento che cerco di trovare, che rimane per tutto il Settecento particolarmente debole. Non riesco a trovare la cartina in cui avevo evidenziato, non è stata riportata. In ogni caso i rendimenti del frumento rimangono per tutto il Settecento, non superano il 5-6 unità per seme seminato, e questo rendimento rimane sostanzialmente stabile per tutto il Settecento, per tutta la pianta del Settecento. Significa sostanzialmente rese di 6-7 quintali per ettaro nelle aree più fortunate, quindi rendimenti bassissimi. Su cui pensate che oggi si superano facilmente i 100 quintali per ettaro di frumento seminato. Ebbene, a metà Ottocento, come mostra questa cartina, si può dire che la lunga marcia del mais si è finalmente conclusa e non a caso cominciano ad alzarsi voci per condannare la sua eccessiva diffusione, che impediva l'adozione di sistemi agrari più avanzati, eliminava dal campo tutta una serie di prodotti minori che erano stati prodotti tradizionali dell'agricoltura locale. Pensiamo alla cicerchia, all'orzo, alla fava, alla veccia, che quasi spariscono dai campi. Quindi vedete come il frumento si è colorato in azzurro, in mais, in rosso, tutti gli altri prodotti del campo in verde. Vedete come
ad alleviare la fame c'è certo il frumento, c'è certo il mais, soprattutto in montagna, c'è anche, sono prodotti tradizionali come la castagna, se ne producevano circa 7.000 quintali, di cui la metà veniva consumata in loco, e comincia in qualche modo anche a diffondersi. La patata, che è stata a lungo osteggiata anche un po' più del mais, ma che a metà dell'Ottocento comincia in qualche modo a farsi vedere negli altri. In questa cartina ho messo in evidenza le zone di produzione della castagna, delle patate, quelli, i territori in cui si coltivavano sia l'uno che l'altro.